Ciao a tutti da Il Bastardo Outlaw Picker per la Honky Tonk School Ukulele Academy di Torino. Oggi iniziamo una serie di qualche lezione in cui affronteremo i principali, cioè il giro di blues nelle 4-5 principali tonalità che viene comodo suonare sull'ukulele. Cos'è il giro di blues, questo sconosciuto? È semplicemente una progressione armonica piuttosto elementare. Per progressione armonica si intende giro di accordi, detto volgarmente, che si articola nella sua forma primordiale, diciamo, si articola in una struttura organizzata nella seguente maniera, e cioè il blues, il giro standard in 12 battute, consta di le prime 4 battute suonate sull'accordo che si costruisce sulla tonica del giro. Quindi, per esempio, se suoniamo in Do, le prime 4 battute saranno suonando l'accordo di Do, dove per battuta, spiego brevemente, poi questi sono concetti per i quali non lavoriamo specificatamente adesso nelle lezioni per ukulele, diciamo che diamo per scontato che sappiate cos'è una battuta. Però, brevemente, per battuta si intende, in questo caso, contando in 4 quarti, il ciclo 1, 2, 3, 4. Quindi 1, 2, 3, 4. 4 battute sarà 4 volte 1, 2, 3, 4. Quindi prime 4 battute sull'accordo di tonica. Poi 2 battute, la quinta e la sesta, sull'accordo di sottodominante, che sarebbe il quarto grado della scala della tonalità, quindi se siamo in scala di Do, Do, Re, Mi, Fa, quindi 2 battute in cui si suona l'accordo di Fa, 2 battute nuovamente sulla tonica, siamo alla settima ottava, poi una battuta suonando l'accordo costruito sulla dominante, quindi sul quinto grado, nel caso del Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, suonando l'accordo di Sol, una battuta la sottodominante, il Fa di prima, una battuta la tonica e poi ogni tanto mi viene spontaneo l'accento piemontese un po' più spinto, e poi ritorno sulla tonica e sul quinto grado per fare il turnaround. Adesso passiamo già allo step successivo, cioè non vi farò vedere il giro di blues 1, 2, 3, 4 eccetera, ma articoleremo già quello che è stato l'argomento della lezione precedente, cioè il walking bass, con questo ritmo di shuffle. Per cui il normale giro di blues in Do diventa questo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, poi passa in Fa, 7ª, ok? Il walking bass sul Do articola qua la melodia. Quando passa in Fa, la melodia l'articola sulla corda del Do, cioè però suonando l'accordo di Fa. Sul Sol l'articola sulla corda del Do, quindi che sarà premuta con l'indice. E vedete come torna sempre questo movimento del walking bass, no? Questo basso camminante. Ok? Questo era un abbozzo, il primo embrione del giro di blues standard, diciamo così, in 12 battute in Do,
E il prossimo sarà in un'altra tonalità, cambieranno le diteggiature, quindi tenetele d'occhio. Ok? Alla prossima!